spazio dedicato alla giornata nazionale delle famiglie al museo. In collegamento Matteo Parlato dal primo museo del videogioco che si trova proprio nel cuore di Roma. A te Matteo. Siamo a VGAMS, il museo del videogioco di Roma, che è anche il primo museo del genere in tutta Italia. Accanto a me ve lo presento il professor Marco Accordi Rickels, che insegna sia a Tor Vergata che all'Accademia di Belle Arti. Allora, prima di parlare con il professore vorrei, diciamo, fare una precisazione, perché il videogioco contiene la parola gioco. Ecco, questo che noi chiamiamo gioco, in realtà nasce, il primo videogioco mondiale nasce al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, ed è lo stesso istituto che ha fatto il computer che stava nel programma Apollo della NASA. E altro dato, c'è stato un videogioco che è uscito un po' di tempo fa e dal momento in cui è entrato nel mercato, nelle successive 24 ore, ha incassato 170 milioni di dollari. Quindi il videogioco, diciamo, partiamo da questi due parametri. Ma il videogioco non è solo questo, perché sempre il videogioco è anche moda, è giusto? Certamente, il videogioco, nonostante la parola, come lei ha detto correttamente, non è solo un gioco, cioè un passatempo, è sia un mezzo di espressione del pensiero dell'uomo, quindi uno strumento culturale, sia un prodotto industriale molto importante, tant'è che delle frontiere del videogioco si è discusso proprio pochi giorni fa alla Camera dei Deputati. Quindi il videogioco, per quanto sia un gioco, è anche da prendere molto sul serio. Ecco, chi usa i videogiochi è molto attento alla qualità e alle performance del gioco. Quanto ci vuole per fare un videogioco di successo? Un videogioco di successo, di quelli di grande produzione, che di solito in gergo si chiamano AAA, costa dai 30 a 40 milioni in su e può arrivare anche a oltre 100, con il record che è stato addirittura di mezzo miliardo, e richiede dei cicli di programmazione di un anno o due anni, o in casi eclatanti addirittura più di due anni, coinvolgendo anche più di 100-200 persone. Quindi, diciamo, questo gioco può anche essere fonte di lavoro? Sì, perché nel videogioco c'è chi scrive, c'è chi disegna, chi fa 2D, 3D, animazione, programmazione, game design, quindi sono prodotti complessi, ma danno lavoro anche a molte persone e in tempo di crisi non ci dispiace. Per essere un videogioco, diciamo, ha degli effetti collaterali positivi, direi. Direi di sì. Bene, dal museo del videogioco vi restituisco la linea. Noi in chiusura ricordiamo...